Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo esercizio di tattica e vediamo ancora questa posizione con mossa al nero. Se notate il re e la donna del nero sono posti sulla stessa colonna, questo fa preoccupare molto il giocatore del nero perché prevede mosse come torre H1 con la donna inchiodata sul re, questo fa gli farebbe perdere sicuramente materiale, quindi decide di togliere la donna di mezzo. Di modo che non fin possa finire inchiodata sul re, e in particolare la sposta in F4. Quindi, mossa al bianco, vediamo cosa può fare per vincere questa partita. Mettete pure in pausa il lettore. Ok, quindi possiamo innanzitutto dire che per prima cosa, questa non è una combinazione di matto, nonostante il re sia un po' all'aperto, però il bianco non riesce a dare scacco matto in modo veloce. Perché comunque, il re ha sufficiente via di fuga. Le case scure sono abbastanza sicure per il re nero. Vediamo quindi quali sono invece i fondamentali della tattica che vanno usate in questa combinazione. Allora, si comincia con l'infilata che okay. è un attacco di un pezzo bianco in questo caso lungo una linea quindi questa è data da alfieri torri o donne che prende un pezzo di maggior valore davanti e dietro a raggi x ha un pezzo di minor valore ad esempio una torre posta sulla colonna F prenderebbe donna e torre di infilata la donna è il pezzo di maggior valore che copre il pezzo di minor valore quindi se il nero vuole salvare la donna la deve muovere e poi il bianco può prendere la torre ok l'altro viceversa fondamento di tattica è una mossa intermedia quindi il bianco farà una mossa in una combinazione che magari non è prevista dal nero che gli permette di guadagnare ad esempio un tempo o qualcosa del genere quindi facendoli alla fine guadagnare materiale ok quindi vediamo un attimino quali potrebbero essere le mosse candidate per il bianco abbiamo già parlato della possibilità di dare scacco in h1 e vediamo cosa succede eh, mal di poco Però ovviamente al nero non conviene interporre la donna perché perderebbe materiale quindi può spostare tranquillamente il re dopodiché anche questa attacco doppio che sembrerebbe interessante non porta a nulla perché comunque c'è il pedone che difende e comunque il re poi può stare tranquillo non ci sono altri pericoli a questo punto si può provare a dare l'infilata con torre f1 quello che succede però è che ora la torre dietro è difesa dal re quindi non funziona più tanto bene ne lo può prendere la donna Dopodiché si semplifica tutto e niente più o meno la posizione torna patta. Ok, quindi è abbastanza apparente che se si vuole sfruttare un un'infilata, è bene sfruttarla subito. Ci sono due modi per dare infilata sulla colonna F, come abbiamo detto: uno con questa torre e uno con quest'altra. Vediamo subito di provare con la prima delle due torri giocando quindi torre f2 prende l'infilata donna e torre a questo punto il bianco spera ok il nero muoverà la donna io prendo la torre tra l'altro dando anche scacco al re quindi al limite anche se la donna va a minacciare o cattura qualcos'altro non ci sono problemi tuttavia il nero ha una scappatoia perché può giocare donna per d2 e contemporaneamente cosa fa? inchioda la torre sul re quindi il bianco purtroppo non può catturare la torre in f8 perché la, torre, la propria torre è inchiodata sul proprio re quindi qui c'è poco da fare, o il bianco prende subito la donna, in tal caso è come se avesse accettato il cambio di donne può provare a infilare uno scacco nel mezzo con torre h1 semplicemente il re muove in g7 ora ancora ripropone il solito problema, tra l'altro il nero minaccia in ogni momento di, di catturare la torre quindi il bianco dovrà catturare la donna e si definisce ancora in una posizione pari. Un'altra alternativa che non abbiamo esplorato: a questo punto, è provare a catturare la donna. Ma qui il nero semplicemente accetta il cambio di donna, ora la, la torre è relativamente sicura. In questa postazione, non succede altro. Ok, quindi avrete capito a questo punto che. Eh, infilata che dobbiamo utilizzare quella con torre F1 ok ora effettivamente donna e torre sono sulla stessa linea la donna è attaccata prima ora oltre a vedere cosa succede dopo donna per D2 vediamo anche ci potrebbero essere altre opzioni per difendere questa posizione da parte del nero ovviamente la donna deve essere spostata non si può catturare la torre perché è difesa dal cavallo Proviamo a vedere se la donna si sposta furbamente, ad esempio in H6 per cercare di difendere la propria torre. Il problema è qui che la donna rimane in presa della donna bianca e il bianco può dare matto subito, quindi questa non è proprio un'opzione da considerare. Quindi cos'altro può fare il nero? Può tentare una manovra come la precedente che prima aveva funzionato perché inchiodava la torre sul re purtroppo stavolta però la torre del bianco che attacca la torre nera non è inchiodata sul re quindi qui il bianco può guadagnare un tempo giocando questa mossa intermedia torre per f8 scacco quindi il nero deve muovere il re possibilmente cercando di controbattere sulla torre bianca quindi guadagnando a sua volta un tempo infatti qui se il bianco cattura la donna poi il nero cattura la torre alla fine si torna nuovamente con un materiale pari, quindi ancora il bianco non può catturare la donna, però può guadagnare un altro tempo. Giocare torre F7: scacco. La torre è difesa dall'alfiere, quindi il re si dovrà muovere, ad esempio in H6, e dopodiché, ora che ha tutti i pezzi al sicuro, il bianco può catturare la donna e rimanere in vantaggio materiale. Ok, quindi anche questo esercizio si conclude qui, spero vi sia riuscito. Uh, comunque non uh, dimenticatevi di fare tanti esercizi di tattica. Ok, a presto. Ciao ciao.